per quanto riguarda quel versetto dove dice esaminate ogni cosa, ritenete il bene. Ecco, questo è un principio che noi dovremmo sempre fare, anche persino, anzi soprattutto direi nella nostra, diciamo, comunità locale. Quindi quando noi ascoltiamo una predicazione o leggiamo un libro o ascoltiamo, che ne so io, un video, dobbiamo sempre riportarlo alla parola di Dio. Chiaramente, secondo la nostra comprensione, secondo quanto noi stiamo comprendendo dalla parola del Signore, lì dove noi non troviamo un'armonia, un accordo, dobbiamo sempre scegliere ovviamente la parola di Dio. Dico questo perché io ammetto che nel passato sono stato un po', tra virgolette, sul legalista andante. Cosa succedeva? Ascoltavo magari delle predicazioni, appena sgarrava magari su un punto o facevo uno scivolone o diceva anche una cosa che io non ero d'accordo, tante volte finivo addirittura per togliere completamente, diciamo, l'attenzione magari completamente da quel ministero, da quel predicatore, eccetera. Che era ovviamente una cosa eccessiva, dovuta a un'ignoranza. E l'ignoranza di che cosa? Di capire che ciascuno di noi è limitato, ciascuno di noi può anche dire un errore, ciascuno di noi può avere anche una visione, una sensibilità su un punto magari meno convergente rispetto alle scritture o rispetto a quello che noi intendiamo dalle scritture, ma questo non toglie che rimane un uomo di Dio, seppur su alcuni punti non avendo una unità piena, ma avendo l'unità sulle cose principali. Diverso è il discorso ovviamente dell'eresia. Quando una persona proprio abbraccia l'eresia, quello è tutto un altro discorso, allora a quel punto lo si tenta di correggere, di riportare sulla retta via una o due volte, dopodiché è scritto schivalo perché un tale traviato si travia da se stesso, insomma, non è che dobbiamo stare lì a entrare nelle contese e nelle discussioni. Se ci si accorge che dall'altra parte c'è qualcuno che sta predicando un altro Evangelo, quindi che non è più basato sull'opera perfetta e completa di Gesù Cristo alla croce. Se qualcuno rinnega la grazia, ma sposta la sua salvezza come un'acquisizione per opera, ecco, quello non è l'Evangelo. Se uno rinnega la verità della Trinità di Dio, allora lì sta predicando un falso Evangelo. Ecco, di fronte alle eresie dovremmo essere assolutamente molto molto serrati, molto fermi. Per quanto riguarda invece opinioni divergenti o varie sensibilità diverse, imparare a esaminare ogni cosa e ritenere il bene, perché si può commettere l'errore di eccesso di zelo nella quale poi si finisce per, come dire, escludere completamente un ministro o un ministero semplicemente perché su un punto non c'è convergenza. Quindi equilibrio, armonia, soprattutto guida dello Spirito Santo.